bisogna chiamare la finanza, eh? Se può fare sta cosa, se bisogna chiamare la finanza, io ho degli amici in finanza che mi aiuteranno sicuramente, maresciallo, qualche altro lavoratore. Io veramente sono arrivato al punto qui di avere problemi proprio nel comprendere determinate cose. Cioè, qua siamo alla quintessenza della. Qui siamo alla siamo proprio all'estasi. All'estasi del calcio italiano, si parla ovviamente sempre di Inter. Quindi fra pochi secondi vi faccio capire perché c'ho questa reazione, perché ci sono veramente molto, molte, molte, molte cose, perché bisogna dirle. Allora, prima di iniziare, tre cose molto semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, io vi ricordo che vi. Ovviamente, ragazzi, cosa fate praticamente? Non vi arriva niente, non vi arrivano praticamente i miei video. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social, che appunto sono, se vi va, insomma, seguitemi lì. Allora, battute a parte, rispondo ad alcune cose che sono successe negli ultimi giorni e che la gente mi ha scritto negli ultimi giorni, perché io veramente qui si fa informazione e intrattenimento su vari argomenti, tra cui anche l'argomento dell'Inter. Sapete che l'Inter negli ultimi giorni, già negli ultimi tempi, ha avuto una marea, insomma, un sacco di problemi, tra cui il fatto che Oaktree è entrato in società, il fatto che comunque sono stati aperti due fascicoli contro l'Inter, uno relativo alla domanda ma l'Inter aveva i requisiti necessari per partecipare ai vari trofei negli scorsi anni, e l'altra sulle trattative che l'Inter avrebbe fatto. Insomma, ci sono vari problemi sull'Inter. Poi spunta il genio, la genialità assoluta, che non è uno solo, ma sono vari, che su altri social mi scrivono: tu parli dei debiti dell'Inter, ma tu non hai ancora capito che i debiti non sono dell'Inter, ma sono di Zhang, e che l'Inter sta pagando qualcosa per cui non ha fatto niente. Quindi l'Inter in realtà non è colpevole di questa situazione, ma il colpevole è Zhang, che ha fatto questi debiti. Ora, io voglio cercare di portarvi con ragionamento a quello che ho pensato, va bene? Perché non mi va né di urlare né di mettermi a attaccare qualcuno, ci mancherebbe altro, però io voglio essere con la pazienza totale, no? Io capisco difendere la propria squadra, perché ci mancherebbe altro, tutti difendono la propria squadra, gli interisti si difendono l'Inter, la Juve si difende, i juventini la Juve, eccetera, eccetera. Ma Zhang chi è nella vita di tutti i giorni? Perdonatemi. Zhang chi è? Cerchiamo di dedicare un video a questo argomento una volta per tutte, perché sembra che non sia mai stato affrontato questo argomento. Zhang chi è nella vita di tutti i giorni? Chi è? Uno che vende gelati? È stato proprietario dell'Inter e quindi è un uomo, un ragazzo, che aveva il controllo dell'Inter, ok? Ora, i debiti di Zhang a titolo personale sono debiti di Zhang a titolo personale, ma la quantità di denaro che lui ha chiesto ad Oaktree e per cui ha fatto richiesta non è stata utilizzata a titolo personale, quindi sono state utilizzate per le proprie società. Non è che Zhang è andato da Oaktree e ha detto: vedi, a me servono 300 milioni di euro perché io ho bisogno per conto mio di 300 milioni di euro. Se questi soldi fossero stati presi da Zhang e spesi per conto proprio, allora io non avrei potuto dire nulla, perché avrei detto: aspetta, questo è pazzo, ha preso i soldi e ha spesi tutti lui per conto suo, fuori di testa completamente. Ok, questo se lui avesse speso il denaro per conto suo. Se invece lui fa quello che ha fatto, cioè io chiedo un prestito, chiedo una somma di denaro ad Oaktree, va bene? Chiedo questa somma di denaro per che cosa? Per le mie aziende, perché le mie aziende non stanno in salute. La maggior parte di questo denaro è stata anche usata dall'Inter. L'Inter nel corso degli anni ha potuto lavorare normalmente perché ha avuto l'aiuto da questo denaro, perché altrimenti Zhang non avrebbe mai imposto l'Inter all'interno dell'affare. Perché Oaktree prende l'Inter e non prende le altre società di Zhang? Ve la siete chiesta sta cosa qua? Perché Oaktree prende l'Inter e non prende le altre società di Zhang? Mi rivolgo a coloro che mi hanno scritto e mi hanno detto: no, tu sbagli, perché vedi che il debito è di Zhang, non è dell'Inter. L'Inter sta in mezzo così. No, non sta in mezzo così. Perché Oaktree prende l'Inter e diventa proprietario dell'Inter e non diventa. Perché solo dell'Inter? Perché Oaktree non va sulle altre società di Zhang e va solo sull'Inter? Possiamo ragionare su questa cosa? Qual è la realtà delle cose? Qual è la verità? Perché prende l'Inter?
tu avresti potuto prendere altre, no? Perché proprio l'Inter? Perché nella trattativa è stata inserita l'Inter. Quindi i patti erano questi: se io non riesco a pagare, tu te prendi l'Inter. Ma perché l'Inter? Perché l'Inter è la società che nel momento in cui Zhang ha chiesto questa somma di denaro, ha avuto un'utilità da tutto questo. Cioè l'Inter senza quei soldi non poteva lavorare. Punto. Nel corso degli anni scorsi non avrebbe potuto lavorare normalmente senza l'aiuto economico in questione. Quindi è normale che dal momento in cui c'è mancato pagamento delle varie rate, tu devi pagare. La società in questione vada a prendersi la società che ha avuto il denaro in cassa, che è l'Inter. Non mi sembra di dire cose così complesse o così fuori logica. Mi sembra normale. Poi l'Inter non ha solo questi debiti che sono quelli, diciamo, di cui abbiamo parlato noi, che sono quelli verso il fondo, ma ne ha altri interni alla società. E sono molto alti, ma questo è un altro discorso che a noi non interessa, perché quello è un debito, diciamo, che ha un'utilità diversa, vogliamo chiamarla in questo modo? Un debito che ha una forma diversa, uno sfogo diverso? Ok, ma il debito a titolo personale di Zhang non è a titolo personale, non è che Zhang ha preso i soldi e se li è fregati a suon di caramelle, voglio dire, non è che ha comprato 10 miliardi di caramelle. No, Zhang ha preso i debiti, ha preso i soldi che ha chiesto e li ha ovviamente messi nelle varie società, tra cui la maggior parte li ha messi qui dentro. È chiaro, se no Actree non avrebbe avuto bisogno di insistere sull'Inter. Chiaro? Perché continuiamo a dire che i debiti non sono dell'Inter? I debiti è come se fossero dell'Inter, perché sono stati del proprietario dell'Inter. Ed è coinvolta nel discorso debiti, perché così che c'è il discorso non è debito o non debito, perché quello non ce ne frega niente a noi del debito. A noi ce ne frega di sapere se paghi o no. Loro non hanno pagato e c'è questa situazione. Perché si continua a dire che i debiti erano di Zhang? Ok, ma Zhang perché cosa ha utilizzato questi soldi? Se li è fregati? Non so, li ha bruciati? Cioè, avrà fatto qualcosa con questi soldi Zhang? O li ha presi e li ha, non lo so, li ha tenuti così in mano? Li ha avuti, li ha usati. Per cosa li ha usati? Anche per questo. Perciò ci si va a toccare l'Inter. Perché riguarda anche l'Inter la situazione relativa ai debiti di Zhang. È la gente che nega tutto questo, che cerca di girarle, è gente che non ha capito niente, ve lo dico io. Non ha capito niente di quello che è successo con tanto di carte processuali in corso. Ragazzi, non è così complicato. Non ce l'ho con voi che mi seguite, ce l'ho con chi nega l'evidenza. Ce l'ho con chi nega l'evidenza. Io credo che qui si è raggiunti un livello di malafede, cioè di proprio di non voler capire. Perché io non credo che sia complicato, ti ripeto, non è un argomento complesso questo, ci sono altri argomenti complessi. Questo è semplice. Tu fai un debito? Lo devi pagare. Non lo paghi? Ti vengono a prendere le proprietà. Per quale motivo l'Inter? Perché Zhang ha preso i soldi? Che cosa faceva Zhang nella vita? Domande lecite. Boh, sembra che sia un mistero. Sembra che la gente sia dubbiosa, dice no, ma io però credevo che forse lui aveva fatto, ma cosa doveva fare? Scusate, ma nella vita uno quando fa debiti per le società, scusate, ma questo è, cioè non è che ci sono dei movimenti che ha capito a me, voglio dire, abbastanza chiari. Allora, perché dobbiamo negare l'evidenza? Non si sa. Così, perché ce l'ha, si dice a Roma, quindi così, perché ce l'ha. Vabbè, fatemi sapere un pochino nei commenti cosa state, insomma, cosa ne dite voi, perché io veramente sono allibito, ragazzi, fatemi sapere.